Dai, che c'è un po' di gente entrata, vediamo. Eccoci qua. Allora, intanto felice di rivederti, un po' che non ci vediamo. Hai visto che Posso... magliettina che c'ho? Ma infatti, bella, com'è la storia di questa maglietta? Non so niente, stasera oggi mi ha detto Mattia, vuoi tu questa? Certo che la vuoi, me la sono presa e basta. Poi le storie lo dovrà dire lui perché tutta la roba che non so che se è in vendita, non so niente. Bello. Allora, sì, la registrazione è partita. Allora, entriamo subito nel vivo. Per quanto riguarda la scuola thailandese, gli addominali, c'è solo una cosa di particolare che posso raccontare perché è l'unica cosa che veramente... per noi è importante che la scuola thailandese dice che non è importante quanto hai il portone di casa, insomma, blindato, ma è importante che lo chiudi prima che entrano. E quindi diciamo che ho postato prima un video di Rajasak che prende a calci e ginocchiate e Rajasak, nonostante sia vecchio, quando mena mena. Anche perché c'ha delle cazzo di gambe lunghe, le ossa spigolose, magro ancora come un chiodo, quindi ti entrano le ossa nella pancia. E niente, l'allenamento principale che si fa già dai bambini, la cosa che mi ha impressionato quando ero ragazzo, sono arrivato la prima volta in Thailandia, è vedere le mamme con la borsetta uscite da scuola col bambino che portavano i bambini, mettevano sulla panca del camp, mentre loro si raccontavano di cosa cucino stasera, ho comprato il pesce. Battevano boom, boom, sulla pancia dei bambini. I bambini piangevano come dei pazzi perché intanto Immagino. non sapevano perché facevano quell'esercizio. Erano in due di fronte, li mettevano di fronte come dire: ma sì, facciamo due chiacchiere voi, fate due chiacchiere voi. E le mamme con il pau boom, boom, gli davano sullo stomaco. Poi ho iniziato a capire, vedendo combattere, vedendo come crescevano, vedendo i grandi, ho iniziato a capire che innanzitutto che caspita. Inizia a prendere quelle botte da bambino sugli addominali, sei certo che il portone lo chiudi prima che arrivano le botte, anche perché se non lo chiudi, la mamma, mentre sta parlando con l'amica, non se ne accorge neanche, ti dà una legnata che ti fa uscire le budella. Quindi questo è un po' grossolano la scuola thailandese che arriva dall'Islam, la vecchia scuola thailandese. Ma poi praticamente cosa fate? Noi praticamente, a parte gli esercizi addominali, che facciamo degli addominali, una parte addominali normali, poi facciamo una parte per il core, quindi facciamo anche quelli in isometria come piacciono, vanno tanto di moda, facciamo anche quel lavoro lì, ma lo facciamo integrato all'interno di una preparazione che non è solo lavoro addominale, quindi è un lavoro combinato, ma diciamo che quello... Lo fate durante il Scusa, di... riscaldamento? No, dico, lo fate durante il riscaldamento, a parte, durante gli esercizi? Cioè c'è una logica oppure vengono effettuate, diciamo, sono esercizi che vengono fatti semplicemente, non dico in modo casuale, però senza avere una logica? No, no, ha una logica, lo facciamo durante allenamento. Non lo facciamo, li facciamo anche alla fine. Allora, come tu sai, nella scuola thailandese c'è sempre una molteplicità di cose di ripetizione. Quindi ci sono, noi lo facciamo durante l'allenamento, quindi quando prepariamo delle tecniche, lo facciamo anche per rinforzare il core, e di questo vorrei che poi parlassi tu. Per esempio, a me è piaciuto tanto quando mi avevi spiegato. Il discorso del bastone, che se il bastone è rigido colpisce il colpo, ovviamente se è rigido non attutisce il colpo, il corpo se è rigido il colpo è più forte, quindi noi ci lavoriamo sia nella fase in cui facciamo sia il potenziamento dei colpi, sia nella fase che noi chiamiamo Tabata, lo sai che è una definizione che diamo noi, che non ha niente a che vedere con quel signore giapponese che l'ha inventata, Voi ma chiamate diciamo. Tabata praticamente. No, noi chiamiamo Tabata quello che dici è che tu chiami allenamento intensivo. Poi il potenziamento invece è quell'altro lavoro che facciamo sui 40 secondi. Però chi ci ascolta non vuole sapere esattamente cosa facciamo noi, ma vuole sapere le peculiarità per gli addominali. Quindi
Io credo che di quello che facciamo noi di peculiare in Thailandia c'è solo il fatto che picchiamo gli addominali, che credo che sia diverso da altre scuole, e che lo facciamo un po' con i pao, ma anche come la scuola thailandese originale vuole, anche calci, pugni, e quindi lo facciamo anche a coppie questo lavoro. Tu dai un pugno negli addominali a me, io lo do a te, poi facciamo tu dai un tip a me, io lo do a te. E io spesso quando faccio fare questi lavori insulto i ragazzi, gli dico non fate i froci, non fate le ragazze si picchiano più di voi, perché a volte le ragazze si picchiano, si danno dei tip sugli addominali come se non ci fosse un domani, e magari i ragazzi fanno un po' i pigri, eccetera, eccetera. Questa è l'unica peculiarità. La domanda... Hi, Fletch, sorry, but yeah, we talk Italian, even though the topic is Muay Thai, but unfortunately I have to carry on in Italian. La domanda è, al di là di quello che fate in Thailandia per gli addominali o l'analogia che facevi prima, che è quella del portone e chiudere il portone al momento giusto, puoi fare un esempio di esercizi che fate, come quello che descrivevi delle ragazze quando vi colpite all'addome? Qual è lo scopo? Cioè, l'obiettivo qual è? Perché come ne abbiamo parlato... Sempre quello. Sempre quello, cioè se ci tiriamo un tip a testa, quando arriva io devo chiudere l'addominale quando arriva il tip, quindi no, non è che so esattamente quando me lo tiri, perché magari mi guardi, poi parti col tip, poi uno a uno, magari sono anche stanco un round a prenderci pugni in pancia, quindi abituo, diciamo, l'allenamento qual è? Quello di avere una reazione di aumentare la reattività nella chiusura del portone, cioè nell'essere bravi a chiudere il portone prima che il colpo entri, quindi la velocità con cui chiudo il portone e la capacità di riuscire a chiuderlo esattamente nel momento giusto, perché sai quello che la pericolosità che c'è nel clinch, è che se nel clinch io prendo una ginocchiata ma me l'aspetto, io chiudo il portone, ma se la prendo mentre sto respirando, una ginocchiata mi chiude il match, perché nella fase di respirazione il ginocchio mi entra dentro e mi comprime l'addome e le budella, e in quel momento lì mi toglie anche la respirazione, quindi non prendo fiato, non ho ricaricato il fiato, di conseguenza dopo non sono reattivo, la prossima la prendo di sicuro e se va bene ne prendo l'ultima e poi finisco, se no mi butto giù io. Quindi per noi, soprattutto nel clinch, è fondamentale riuscire ad avere l'addome pronto solo quando arriva la ginocchiata, perché non, se lo tengo chiuso sempre mentre sono in clinch, dopo un po' finisco la benzina, quindi devo respirare e chiuderlo nel momento giusto. Quindi scambiarci i colpi a ripetizione fa in modo che ci venga automatico chiudere il portone nel momento giusto. Lo stesso per il tip, lo stesso per il pugno, per il toi tong. A volte nella fase del match ci si dà il pugno... quando vedi il ragazzo che dice non ne ha più, toi tom, picchia lo stomaco, perché se picchia lo stomaco mentre sta respirando gli togli quel poco fiato che ha. Però questo è sempre nel contesto di protezione quando uno ti sta attaccando, quindi che uno ti colpisca col ginocchio, col pugno o col tip, quello che tu stai descrivendo è semplicemente allenare l'atleta a far sì che uno contragga gli addominali al momento giusto per proteggersi, in poche parole. Quindi questo probabilmente è uno degli scopi che metti, diciamo, che vuoi ottenere per far sì che eviti, diciamo, minimizzi il danno. Ovviamente se uno ti sta attaccando e se uno ti sta contrattaccando mentre tu stai eseguendo un'azione e ti trova con l'addome che non è contratto, è chiaro che rischi di farti più male. Quindi sicuramente quella parte lì è fondamentale, perché devi allenare il timing per far sì che tu sia rigido al momento giusto. Infatti io non sono personalmente contro a tutte quelle esercitazioni che si usano fare colpendo con i pao l'addome, oppure ovviamente tirando calci o pugni controllati con una certa forza che è gestibile dall'atleta. Ovviamente dipende dal livello, perché le considerazioni base sono sempre le stesse. Se stiamo parlando di un atleta professionista che si allena tutti i giorni con un addome scolpito, che è anche abituato a combattere, è chiaro che facendo esercizi di questo tipo, che sono in un certo senso comunque abbastanza
traumatici perché tu sei fermo e devi incassare il colpo che ti arriva all'addome, il tuo scopo è quello di contrarre gli addominali, sostanzialmente. È chiaro che poi devi regolare l'intensità se hai un principiante o se hai dei ragazzini, però il concetto di far sì che l'atleta impari a contrarre l'addome al momento giusto, secondo me è corretto. Mi chiedevo se fate anche altri esercizi al di là del fatto che tu voglia allenare l'atleta ad avere questo riflesso, se fate anche delle altre esercitazioni per rinforzare gli addominali, al di là del Certo. chiudere il portone al momento giusto, come dicevi te. L'analogia ha senso perché tu hai un portone blindato, nel senso che ovviamente tu puoi avere una porta anche di ferro, però se questa porta è aperta, la gente entra lo stesso. Quindi, diciamo, questo come analogia ci sta ed è uno degli scopi. Fate anche altre, immagino che fate anche delle altre esercitazioni che servono principalmente a rinforzare gli addominali. Cioè, questo mi chiedevo al di là di questo, perché questa prima parte mi sembra chiara, cioè il timing che è quella di far sì che l'allenamento ti permetta di sfruttare questo condizionamento. Però penso che Sì, quelli addominali sono anche rinforzati, non so che modo li si. facciamo, certo, li facciamo, l'ho dato per scontato, non ne voglio parlare, non ne ho parlato perché credo che, ma quale sport da combattimento, quale non fa addominali, li facciamo, io ho detto quello che ho detto, è la sola, l'unica peculiarità, cioè l'unica cosa che credo che, no, che la scuola thailandese fa di diverso, perlomeno credo io perché non conosco tutte le scuole, ma credo che la cosa che fa più diverso è quanto fa questo, quanto punta tanto su questo lavoro e con quale aggressività e irruenza lo fa. Perché se avete visto il video che ho postato prima, cioè lì Rajasa che era con un principiante ci andava pesante, c'era un ragazzo che non so, avrà 2 o 3 mesi di MMA, era qua per perfezionare lo striking, ci andava giù secco e Rajasa che è Rajasa, che è comunque vecchio, ma è uno che è stato 4-5 volte campione del Raj, del Lumpini, quindi è uno che, ed era un Muay Thai, quindi uno che le ginocchia picchiava. Quindi ci vanno forte perché la peculiarità è questa. Gli addominali ne facciamo è un'infinità, li facciamo in diversi modi, ok? E poi ti ripeto, su questa parte qua, la domanda da cui è partito il video era isometria o no, e lì magari rispondi tu perché sei la persona più indicata. Vediamo anche cosa ci chiedono, ma io ho voluto evidenziare solo la peculiarità della scuola thailandese perché credo appunto che questa cosa qua si differenzi. Ecco, poi gli addominali li fanno tutti. Io non sfido a trovare un tipo di allenamento in cui non fanno gli addominali, credo che in qualsiasi tipo di preparazione gli addominali si fanno, o sbaglio. Sì, beh, senza dubbio il tronco è un elemento fondamentale per qualsiasi sport. Poi devi cercare di adattare il lavoro che fai per lo scopo specifico, che nel caso della Muay Thai è sicuramente quello di proteggersi, ma è anche quello di minimizzare la perdita di energia quando stai colpendo il bersaglio. Ovviamente, isometria o no, il discorso entra in gioco a partire dal momento in cui il tuo scopo è quello di colpire cercando di fare un danno più elevato possibile. E quindi è un po' l'inverso dell'airbag della macchina, dove l'airbag della macchina è quello di ridurre l'impatto che può avere il conducente, mentre nel nostro caso lo scopo è quello di rendere il sistema più rigido e ciò ovviamente parte dal tronco, cioè parte dal tronco, passa dal tronco, parte sostanzialmente dalle gambe perché i piedi sono quelli che stanno a terra e più il tronco è rigido e più riesco a trasferire il momento che viene creato in maniera più efficace. Quindi il lavoro isometrico è senza dubbio fondamentale e dovrebbe essere prioritario. Non che il lavoro dinamico non venga fatto, però bisogna fare delle distinzioni. Allora, prima di tutto il lavoro addominale viene fatto principalmente per due ragioni. Primo è per stabilizzare la colonna vertebrale e poi anche per rendere più efficiente la prestazione. Per stabilizzare la colonna vertebrale, perché ovviamente, come potete immaginare,
a livello della colonna vertebrale, se voi fate dei crunch, per esempio, i crunch sono un meccanismo di infortunio a livello della colonna vertebrale, perché immagina di avere dei dischi con le vertebre, con i dischi intervertebrali. Tu continui a fare questo movimento, che è quello del crunch, perché tu stai flettendo la schiena continuamente in questo modo, e se ci aggiungi sovraccarico, non fai altro che produrre un meccanismo di infortunio. Però allo stesso tempo è anche vero che non è che non possiamo muoverci nello spazio, cioè non è che la schiena non possa flettersi, estendersi sul piano frontale o sagittale. Ma dobbiamo assicurarci che i muscoli che sono responsabili della stabilizzazione della colonna vertebrale, come il trasverso dell'addome, il multifido, i muscoli obliqui, abbiano la capacità di esprimere un certo livello di forza tale che al momento del movimento, quindi della flessione o dell'estensione, le facette articolari e i dischi intervertebrali siano protetti da queste forze che vengono generate da questi muscoli che sono responsabili di mantenere la colonna vertebrale stabile. Quindi questo qua è un primo obiettivo. Come spesso ne abbiamo parlato, quando fai un allenamento, la prima cosa che ti devi chiedere è quali sono gli obiettivi. E tu lo fai, perché ne abbiamo discusso spesso. Che cosa vuoi ottenere con questo esercizio? Qual è lo scopo? Cioè, qual è lo scopo e quali sono gli esercizi che mi permettono di ottenere questi obiettivi? Infatti, spesso io discuto anche con altri allenatori, diciamo, qual è il ruolo di alcuni esercizi che in apparenza sembrano banali, come per esempio può essere il classico Superman, dove in posizione di quadrupedia uno stende il braccio e la gamba nello stesso tempo, oppure la classica sfinge che a un certo punto sembra che non ti faccia più nulla. Beh, ci sono questi tre esercizi fondamentali che sono la sfinge e l'esercizio che io chiamo Superman, fatto in quadrupedia, dove si stende la gamba e il braccio allo stesso tempo, e la sfinge laterale, che ti permettono di bersagliare in maniera, diciamo, un po' più concentrata il trasverso dell'addome, il multifido e gli obliqui. E questi sono i muscoli che principalmente stabilizzano la colonna vertebrale. È chiaro che poi ci vuole anche un po' di creatività, perché se tu chiedi a Mattias o a uno dei tuoi atleti di fare questi esercizi, si allenano tutti i giorni, fanno tutti i giorni questi esercizi, e a un certo punto avranno l'impressione, che tra l'altro è corretta, che non faccia più niente l'esercizio. Ed è lì che poi dopo l'allenatore si deve ingegnare per far sì che quell'esercizio diventi più difficile. Quindi può diventare più difficile in diversi modi. Può diventare più difficile, per esempio, mettendoci dei sovraccarichi che possono essere delle cavigliere, delle polsiere, che via via diventano sempre più pesanti, oppure ci possono essere degli sbilanciamenti che sono provocati con delle pedane instabili, oppure ci possono essere delle perturbazioni che vengono fatte da un compagno, quindi da una persona esterna che cerca di perturbare la posizione che è stata assunta, e lo scopo dell'atleta che sta effettuando l'esercizio è quello di mantenere in maniera rigida la posizione iniziale, e quindi stai ricreando quelle perturbazioni, quelle vibrazioni che magari non nello stesso modo, ma nel concetto sicuramente sì, si verificano durante un match. Quando tu prendi un tip, sì, è vero che devi rendere l'addome rigido al momento giusto, ma è anche vero che stai subendo una certa vibrazione, e quindi il corpo deve anche essere allenato a subire questo tipo di impatto, che in maniera specifica magari lo fai in maniera volontaria, prendendoti dei tip e cercando di contrarre gli addominali. Però puoi anche usare altre esercitazioni che rendono, uno, l'allenamento più vario, due, l'allenamento più divertente, e tre, puoi modulare l'intensità, che è uno dei parametri che ti permettono poi di migliorare, perché poi questo è il parametro fondamentale, che è l'intensità. Quindi se voi fate la sfinge, ok, la sfinge poi deve essere, che per intendici, quella in cui tu con gli avambracci sei appoggiato a terra cercando di mantenere la colonna vertebrale in posizione neutra. Però, per esempio, già una progressione di questo esercizio, per chi magari non ci pensa, perché magari non usa un po' di creatività facendo questi esercizi, è già sufficiente chiedere all'atleta di contrarre in maniera volontaria gli avambracci, i pugni, i glutei, l'addome, in maniera isometrica il più possibile.
Adesso, siccome la contrazione isometrica, ovviamente in questo caso contrazione statica, è effettuata in maniera volontaria, è chiaro che se il tuo intento è sempre massimale, quando tu contrai il tuo addome in maniera massimale mentre sei in posizione di sfinge, a mano il tuo addome si abitua a questo tipo di intensità. Però se dopo una settimana, 2 settimane, 3 settimane, tu continui in maniera volontaria a voler effettuare una contrazione massimale, questo massimo tu l'hai già spostato un po' più in alto. Quindi già continuando a ripetere questa sequenza, continui ad aumentare l'intensità. Magari ti ritrovi con un altro problema, che è quello della monotonia, perché è chiaro che poi tutti i giorni per 1, 2, 3, 4, 5 mesi fai lo stesso esercizio dove lo scopo è mantenere la posizione da sfinge e stringere i glutei, gli addominali e gli avambracci in modo massimale. Magari diventa monotono, ma tanto quanto è monotono ti tirare il middle kick, 100 middle kick ai Certo, pari. certo. Quindi può diventare una routine che ci sta. Detto Quello questo, quell'esercizio l'ultimo, come lo chiami? Quello con una mano, la flessione con la mano qua, che non so come si chiama, che già facciamo, l'ultimo che mi hai suggerito. Come si chiama quello lì? no, quello è un esercizio. Tu ti stai riferendo all'esercizio dei piegamenti sulle braccia dove poi atterri su un Dove? braccio. Finisci con un braccio, uno a fianco, no? Quindi lì lavori, gli addominali lavorano. Sì, certo, ma quello sì, è chiaro che quando fai un esercizio, diciamo, dove c'è Ha una. una definizione, una cosa, ha una definizione quello lì o no? C'ha un nome quell'esercizio lì o no? Perché non te l'ho chiesto, ma. No, non ha un nome, glielo puoi inventare tu se vuoi, nel senso è un esercizio che ha senso perché che però si sposta un po' il discorso degli addominali, anche se sono coinvolte. È un esercizio che ha senso perché ovviamente quando tu colpisci con i pugni, la tua intenzione è quella di arrivare ad un impatto col bersaglio. E questo esercizio dove tu fai i piegamenti sulle braccia e poi dopo atterri su un solo braccio cercando di rimanere in posizione statica, sta in un certo senso simulando il momento dell'impatto quando colpisci col pugno, perché quando colpisci col pugno hai un impatto che al sacco lo percepisci, a vuoto non lo percepisci, mentre a terra ovviamente ha una certa difficoltà perché tu spingi con le braccia. E poi ti ritrovi a sostenere tutto il peso del corpo all'improvviso con il braccio che è teso. Quindi stai sicuramente stimolando la parte addominale per far sì che tu non perda ovviamente l'energia che crei col movimento a livello addominale, con la deformazione addominale, ma allo stesso tempo stai applicando lo stesso concetto anche ad altri segmenti del corpo che sono la spalla, l'avambraccio e il polso, che devono rimanere rigidi al momento dell'impatto. Quindi diciamo che Mi fa l'idea. piacere. Però chiamerei questo Siamo esercizio. È un siamo esercizio. talmente innovativi che gli esercizi non hanno ancora un nome e noi già li facciamo. Grazie Puoi inventare un nome, non so come chiamarlo, chiamalo piegamento a te. sulle Vabbè, braccia con atterraggio statico su un braccio. Quello è troppo dai, lungo. ci inventeremo qualche nome in thailandese. Appena riprendo con i thailandesi che finisce sta quarantena, mi faccio dire come lo chiamano loro e ti do il nome in thailandese. Oppure lo chiamate Tabata, addominale Tabata, E tanto Tabata, giusto. no, se chiamiamo tutto, già ne chiamiamo Tabata, se chiamiamo tutto Tabata, alla fine i thailandesi li confondo, qualcosa devo cambiare. Già Tabata sono riuscito a fargli passare diversi P-SEC come Tabata e va bene. Adesso devo inventare qualche altro nome, se no con i thailandesi è un macello. Un po' come si può. E poi ovviamente Allora, dimmi. rispondiamo però a quello là che aveva chiesto, che ha sollecitato la tua opinione su meglio. È vero che la tendenza è una moda, il fatto che l'isometria è da prediligere agli addominali tradizionali, quindi up and down, o è una moda e basta? Cosa gli diciamo? No, non è una moda. Il lavoro isometrico addominale deve essere la priorità perché questo è il modo in cui i muscoli addominali lavorano
quando stai combattendo sostanzialmente. Con ciò non vuol dire che tutto il lavoro dinamico o di crunch deve essere completamente eliminato. Bisogna ricordarsi che i crunch creano questo meccanismo di infortunio. Ma è anche vero che, come dico spesso anche agli studenti, che non bisogna andare da un estremo all'altro. Nel senso, sì, è vero, ci sono degli studi che dimostrano che fare i crunch può creare un danno alla colonna vertebrale. Ma è anche vero che dipende da qual è il grado di tolleranza di un certo atleta nel fare un certo movimento. Adesso faccio un esempio che è un po' diverso da quello che va un po' al di fuori del contesto del lavoro addominale. Se tu vai in palestra, vedi tanta gente che fa lo squat fatto male, quindi diciamo che il modello tecnico che tu osservi da fuori ti fa capire che magari la posizione della colonna vertebrale non è posizione neutra, il modo in cui si stanno flettendo le cosce sulle gambe non è ottimale per le ginocchia, eccetera, eccetera. Però è anche vero che questa gente non è che si fa male immediatamente. Se continua a fare questo tipo di lavoro, che da un punto di vista biomeccanico non è ideale, è chiaro che tu ti stai cercando delle rogne. Non fraintendermi, ancora una volta non sto dicendo che ce ne freghiamo e dobbiamo fare un lavoro che è fatto male, sto soltanto dicendo che se il crunch è fatto in un certo modo, per esempio mantenendo la zona lombare fissa a terra e flettendo soltanto la parte toracica, non è più un problema, anche perché quando si fa il crunch il carico principale viene subito dalle vertebre lombari. Quindi se io fisso la parte lombare a terra, per esempio mettendo una mano al di sotto della zona lombare per far sì che mantenga la curva fisiologica, e cerco di fare perno a livello toracico al posto di fare perno sulle anche, io sto comunque facendo un lavoro dinamico e sto facendo un lavoro di crunch, però sto salvaguardando la salute delle vertebre. E questo è importante nella Muay Thai. Salvaguardare, diciamo, la salute del sistema muscolo-scheletrico del combattente è a priori fondamentale nel sport da combattimento, perché sono già comunque attività traumatiche. Quindi Certo. è chiaro che in tutti gli sport tu tendi a massimizzare la performance sportiva e a minimizzare il rischio di farti male. Il rischio di farsi male quando combatti c'è già per il fatto che tu stai svolgendo delle azioni che hanno il fine di far male all'avversario. Quindi, se in allenamento riusciamo a minimizzare ancor più il rischio di farsi male perché facciamo gli esercizi in maniera corretta, è Il dotto meglio, degli esercizi, certo. perché migliori la longevità dell'atleta, che ovviamente poi nel tempo ti può combattere per più anni. Quindi questo è sicuramente fondamentale, cioè cercare di preservare la carriera dell'atleta. Però, come dicevo, c'è modo e modo di effettuare un crunch in palestra. Sicuramente, se so che fare un crunch normale mi crea un carico sproporzionato a livello lombare e quindi genero un meccanismo di infortunio che a lungo andare dipende ovviamente dalla tolleranza dell'atleta, dalla struttura muscoloscheletrica dell'atleta, mi crea un infortunio, a questo punto lo evito e posso adattarlo all'esercizio. Semplicemente devi migliorare diciamo, l'aspetto coordinativo dell'atleta, perché sono tutti abituati a fare queste addominali che vengono visti, ovviamente, che si osservavano nelle palestre di bodybuilding già dagli anni 90, ma che poi comunque si vedono fare nei camp thailandesi, dove hanno tutte le gambe attaccate al suolo, oppure c'è il compagno che tiene i piedi a terra e uno deve praticamente fare il crunch completo, dove addirittura tiri i pugni al bersaglio, che sono le mani dell'avversario. Ecco, io magari eviterei questa parte, ma la eviterei nel senso che la adatterei in modo tale che la zona lombare rimane vincolata a terra, mantenendo la posizione fisiologica della curva lombare, e userei come vincolo, come perno, la parte toracica, dove tu puoi comunque continuare a fare quell'esercizio, ma lo stai adattando per creare questo compromesso tra mantenere la salute dell'atleta
uguale farlo combattere per più anni perché avrà meno problemi alla schiena, che già se ne procurerà per il fatto che è uno sport traumatico, ma nello stesso tempo stai anche migliorando la performance perché è un esercizio che comunque ha una certa efficacia positiva sulla capacità Certo. del muscolo addominale di creare rigidità e forza allo stesso tempo, perché sono due concetti diversi, però magari ne parliamo dopo. Sai, loro, i thailandesi, anche gli addominali battuti da fermo, loro li facevano, io li faccio fare con le gambe in su per questa ragione che tu hai detto, cioè li facevano a gambe dritte, cioè anche i bambini che ti raccontavo prima, li mettevano dritti, gli legavano le gambe con la cintura, con una cintura che c'è una corda e poi loro dritti si alzavano. Quindi già io avevo fatto questa miglioria di fargli tenere le gambe verso di sé, quindi non dritte, ma tenere verso di sé in modo che un pochino alzano il culo, no? E quindi già cambi. E poi l'ideale, cioè, se, come hai detto tu, mettere le mani sotto il culo per cambiare un po', per seguire l'inclinazione naturale della spina dorsale. Quella è un'altra cosa. Ai bambini, però, devo dirti: non so come cacchio fanno. Loro continuano sin da piccoli a fargli fare gambe dritte, picchiarli. E poi, sai cosa succede? Che quando fai quell'esercizio sui bambini, che loro devono andare su e giù, e quando arrivano giù, che dovrebbero rilassarsi, li picchi. Quindi, cosa succede? Che sei nella fase, arrivi giù, non ti puoi neanche rilassare perché la mamma ti dà la botta o l'allenatore. E succede che poi i ragazzini non hanno, ce lo fanno di malavoglia, quindi magari si girano e cose, quindi può causare, però loro hanno un fisico straordinario, non so come questo possa avvenire. È difficile che abbiano problemi poi lombari, di schiena, eccetera. Se hanno problemi per le botte, ma per il resto difficilmente. Ma il problema, vabbè, intanto non saprei perché comunque da un punto di vista scientifico non ci sono degli studi che hanno in maniera longitudinale verificato se un bambino che pratica la Muay Thai facendo questi tipi di esercizi poi avrà delle problematiche o no. Si può estrapolare ovviamente da altre conoscenze che abbiamo che il rischio è alto. Però al di là di quello che stavo pensando, cioè stavo riflettendo mentre tu parlavi, è il fatto che talvolta gli esercizi, quando vengono consegnati ai bambini, vengono spiegati in maniera superficiale. Quindi già il bambino stesso, oppure anche l'atleta che non è un bambino, un ragazzo, oppure anche un adulto che è principiante, sta imparando a fare dell'esercitazione, l'esercizio gli si viene Va semplicemente spiegato. Copia, fai così, oppure devi piega le gambe o semplicemente fletti il torso, senza dare delle indicazioni un po' più specifiche sul modello tecnico dell'esercizio di come deve essere fatto, perché quando tu sai come fare un esercizio, poi ovviamente minimizzi la possibilità di avere degli infortuni. Ti faccio un esempio: tu hai in palestra delle persone che vengono lì per imparare la Muay Thai, si mettono al sacco. E magari hanno un bendaggio fatto male, si mettono a colpire come dei dannati al sacco. Tu cosa fai? Vai là e gli spieghi: no, prima di tutto le bende devi metterle in questo modo perché sennò ti fai male al polso. Poi quando porti il colpo lo devi portare in questo modo perché è più efficace, perché ti fai meno male, eccetera, eccetera. Se lo stesso rigore viene usato quando tu stai insegnando tutti i tipi di esercizi, sia tecnici che anche fisici, è chiaro che Deve, È chiaro certo, che deve. la qualità del lavoro che fai aumenta perché stai dando delle Deve. istruzioni ben precise. Quindi sicuramente c'è una mancanza di competenza che per fortuna si sta colmando perché c'è sempre più gente seria, appassionata, che ha conoscenze, che si dedica a questi sport e che permettono di migliorare la qualità. Poi sta ovviamente alla filosofia della scuola decidere qual è l'approccio che vogliono utilizzare per migliorare le qualità fisiche, in questo caso gli addominali. Ci sta, perché comunque, ok, tutta la parte scientifica, ma l'allenamento resta comunque un'arte che deve trovare questo compromesso tra quello che conosciamo, quello che non conosciamo, ma estrapoliamo da altre attività sportive o da altre situazioni. E poi anche delle cose che magari facciamo per intuito senza sapere esattamente cosa producono, sia in termini di
di prestazioni che in termini di prevenzione degli infortuni. Tu Giuseppe lo sai, io dico devono, perché qualsiasi esercizio, qualsiasi, che sia l'addominale, le flessioni, tutto, qualsiasi cosa va seguito e va corretto se c'è qualcosa che non va. Tu sai quante volte io ti chiedo, perché io parto poi da un'altra considerazione, quando un ragazzo vedo che ha qualcosa che o non la fa o la fa male o ha male non me lo dice, io, i ragazzi, c'è qualcuno in ascolto, Tommy per esempio, ha spesso problemi alla schiena, gli dico sempre, quando c'è qualcosa dimmelo, fammi vedere, vediamo cosa stavi facendo, eccetera. Infatti tante volte ti pongo dei quesiti particolari, no, legati al fatto, ah, male, ha avuto questo, cosa dobbiamo fare, cosa abbiamo sbagliato, eccetera. Certo che va fatto, è doveroso, anzi dirò di più, cioè il problema principale della scuola thailandese qual è? Che la filosofia thailandese qual è? Se tu dici che hai male, non vuoi fare gli addominali, sei kikiet, basta, cioè finito, tu sei kikiet, sei pigro, no ma è kikiet, deve farli, punto e basta. Cioè, a volte hanno ragione, perché 50-50, 50% sono kikiet, hanno ragione, ed è proprio lì che capisci, perché se mi dici, ok, ma no, perché hai male dove? Fammelo vedere, vediamo cosa hai fatto, eccetera, a volte anche verificando, toccando, vedendo se effettivamente, perché se hai male, come ti tocco, salti, se no sei kikiet, se no mi stai pigliando per il culo, quindi... Certo, c'è comunque modo... Tutto va seguito, cioè... Quello che hai detto tu è sacrosanto, non è solo il pugno, il calcio, va seguito tutto, qualsiasi cosa che facciamo va seguita e va avuto, cioè è il feedback, non è soltanto, perché può succedere che hai tante persone e ti sfugge qualcosa, ma se c'è dall'interpretazione kikiet che danno i Thai, io mi chiedo sempre, prima di dire che kikiet, se lui kikiet e lo cazzi, aspetta, fammi vedere cosa è successo, poi decidiamo se è kikiet o se effettivamente c'è qualcosa che dobbiamo modificare noi, perché magari abbiamo un esercizio che va bene per tutti, come ti ho detto prima, per tutti i bambini va bene, ce n'è uno che non va bene, magari con lui bisogna fare qualcos'altro perché ha qualche problema, ha qualche conformazione diversa dagli altri, no? Non siamo tutti simili ma non uguali. Anche se un atleta è lazzarone, perché sostanzialmente quello che stai dicendo, un atleta magari finge di avere un problema perché non ha voglia di fare gli addominali, ci sta, però c'è modo e modo di, tra virgolette, punirlo per fargli fare dei lavori, perché comunque gli addominali tu li puoi esercitare usando una diversa varietà di esercizi, e quindi andare a usare quegli esercizi che, diciamo, sono rischiosi, non ha senso. Cioè, piuttosto preferisco, al posto di dire tu non hai voglia di fare niente, adesso ti metti giù e fai 50 crunch, preferisco che tu ti metta giù e stai in posizione di spinge per 4 minuti e se stai piangendo continui a farlo. Però almeno il concetto è fateli fare un esercizio che in un certo senso, diciamo in modo metaforico, lo punisce, perché l'allenatore reputa che non, semplicemente non voglia fare l'esercizio. Però da un punto di vista qualitativo stai comunque proponendo un'esercitazione che non è dannosa. E nel peggiore dei casi uno non tiene più la posizione, semplicemente crolla, però non sta generando un meccanismo di infortunio, che è quello che crei quando fai il classico crunch, perché sostanzialmente, al di là poi di quanti esercizi devono essere svolti, in che modo, le tempistiche, i tempi di recupero, eccetera eccetera, secondo me nell'ambito del lavoro degli addominali quello che bisogna capire prima di tutto è che i crunch vanno eliminati semplicemente perché creano un meccanismo di infortunio. Allora lo elimini nel senso che lo stai adattando facendolo in un modo diverso, che è quello di creare questo compromesso dove minimizzi il rischio di farti male, ma massimizzi anche la prestazione. E questo è fondamentale. Ciao Luca, scusami. Ciao Luca! Questo è un aspetto fondamentale. È chiaro che poi, purtroppo, in questo modo si sta evolvendo, perché gli sport da combattimento si stanno evolvendo molto, è anche bello vedere. Scusami se ti interrompo, Giuseppe, scusami. Quindi tu sostieni, secondo te, il crunch, cioè l'addominale tradizionale su e giù, bisogna eliminarlo, secondo te? Non farlo con le mani sotto il culo invece, però farlo. Come ti ho detto prima,
difficilmente sono per buttare nel cestino qualcosa perché da un punto di vista scientifico sono, diciamo, nati dei dubbi e iniziare a fare alla lettera quello che la scienza suggerisce, anche perché, insomma, da un punto di vista scientifico abbiamo delle nozioni che poi vanno interpretate, vanno applicate in un certo contesto, eccetera, eccetera. E come dicevo prima, quando tu fai il crunch, che è un movimento a ripetizione che crea un meccanismo di infortunio a livello lombare, devi anche considerare che ci sono degli atleti che hanno delle tolleranze diverse ad ogni infortunio. Quindi, se per un motivo valido il crunch fa parte, che uno di questi motivi validi è che il crunch possa replicare un movimento di gara, ok, allora ha senso che tu magari faccia questa esercitazione, però cerchi di farla prima di tutto minimizzando la quantità di volte in cui lo fai, magari riduci il numero di ripetizioni, eviti di metterci dei carichi e dai la priorità comunque a delle esercitazioni che sono più che altro isometriche, statiche, o che tendono a far lavorare i muscoli addominali per far sì che aumenti la rigidezza del comparto addominale, perché sostanzialmente tu devi far sì che tu possa resistere a delle forze torsionali, perché durante il combattimento, quando tu stai attaccando, che tu abbia un impatto con un ginocchio, con un gomito, con un pugno, con qualsiasi arma che vuoi, il tronco deve essere rigido, al momento giusto, ma deve essere rigido. Ma quando ti stai muovendo, ovviamente crei anche delle forze rotazionali che vanno a creare delle problematiche per chi non ha la colonna vertebrale stabile o per chi sostanzialmente collassa dal momento in cui la forza prodotta dai muscoli addominali non è in grado di vincere queste forze di rotazione che si creano quando stai colpendo, per esempio, i PAO. E infatti vedi tanta gente che colpisce i PAO, soprattutto i principianti, perché stanno crescendo da un punto di vista atletico dove la parte addominale non è stabile, lo noti che non sono rigidi, no? L'occhio dell'allenatore, anche se non è un esperto preparatore fisico, diciamo che lo vede, ok? Quindi lo scopo è quello di creare tutte queste esercitazioni che creano questi challenge che permettono alla muscolatura addominale di lavorare in questa direzione, dove la rigidità sostanzialmente è quella che conta. Quindi l'eliminare poi completamente il resto dipende da qual è lo scopo. Se nella Muay Thai non ha mai l'esigenza di fare un crunch durante un combattimento, a parte quella di proteggerti da quando vieni colpito, dove sostanzialmente lo fai prima di tutto in una posizione che è completamente diversa da quando fai il crunch, perché sei in posizione di guardia, non sei steso a terra, hai un carico che sulla colonna vertebrale magari agisce in modo diverso, cioè l'intensità, la magnitudine di questo carico è diversa. E onestamente non la conosco perché non ci sono studi che abbiano verificato quale possa essere il carico sulle faccette articolari delle vertebre a livello lombare, quando stai subendo, per esempio, non so, un diretto destro allo stomaco e tu cerchi di proteggerti perché è passato e non sei riuscito a schivarlo oppure a proteggerti con i gomiti. Devi almeno farti delle domande, l'allenatore deve farsi delle domande. Questa è la mia unica soluzione? Sappiamo che il crunch crea queste problematiche, è la mia unica soluzione? No, non è l'unica soluzione, hai altre possibilità e soprattutto quali sono i muscoli che principalmente intervengono per proteggere l'atleta quando viene attaccato e in che modo lavorano questi muscoli. È da lì che poi ti crei questo ventaglio di esercizi che devi organizzare in modo tale che poi ci sia un senso logico da un punto di vista della pianificazione dell'allenamento. Però di base io direi che la parte isometrica deve essere prioritaria e i tre esercizi fondamentali che sono stati estensivamente studiati dal professor McGill dell'Università di Waterloo in Canada sono la classica sfinge, che è come esercizio di partenza, ovviamente, perché come si diceva prima, l'intensità deve progressivamente crescere in qualche modo, la sfinge laterale e poi l'esercizio in quadrupedia, dove la gamba, l'arto inferiore e l'arto superiore in maniera simultanea si stendono. Questo per andare a bersagliare in modo più selettivo il multifido, il trasverso dell'addome e gli obliqui, che stabilizzano la colonna vertebrale. Quindi sostanzialmente tutto il programma di allenamento della parte addominale deve ruotare intorno a questi ragionamenti, a cosa serve, in che modo lo faccio, come minimizzo il rischio di farmi male ripetendo certe esercitazioni e
e in che modo aumento la forza o la rigidezza dei muscoli che sono interessati. Quindi Quindi, sostanzialmente. riassumendo, diamo tre esercizi, i tuoi esercizi prediletti per gli addominali per evitare, minimizzare i danni che può causare il crunch sono la sfinge laterale e l'altro come l'avevi chiamato? L'esercizio Superman, lo chiamo Superman perché la posizione sembra che tu Superman. stia volando, perché ovviamente stendi l'arto Allora. inferiore, però aggiungo che è chiaro che questo è un punto di partenza. Un atleta che combatte da anni, un atleta che si allena da anni, questi esercizi nel riscaldamento li fa magari come esercizio per stimolare la parte coordinativa, però da un punto di vista dello sforzo non offrono più di tanto, ma puoi aggiungere degli espedienti che ti permettono poi di rendere il lavoro più intenso, che come si diceva prima, l'aggiunta di un sovraccarico o di un'instabilità facendo l'esercizio su un suolo instabile oppure con un compagno che ti crea delle perturbazioni per far sì che tu Sono possa. instabile, intendi che un braccio più alto, una gamba più alta, mettendo dei. Sì, per esempio, è una soluzione. Qual è una soluzione? Senza dubbio. Dal momento in cui crei un'instabilità, alla fine cosa stai facendo? Questa instabilità fa sì che obbliga l'atleta a gestire le contrazioni e le co-contrazioni dei vari muscoli che stanno intervenendo per stabilizzare la posizione, che è quella di quadrupedia in questo caso, e quindi stai creando una variazione da un punto di vista dello stimolo di allenamento e la variazione del carico, anche questo è un principio fondamentale e devi Sì. rispettarlo tanto quanto rispetti il principio dell'aumento progressivo del carico, che è quello dell'intensità, che poi sostanzialmente è quello che determina la performance sportiva, l'intensità che cresce. Sì, noi molte cose già le facciamo e sul tuo suggerimento appunto il fatto per curare, creiamo l'instabilità per migliorare poi la stabilità e quindi sono cose che facciamo. Però a dirti la verità, non abbiamo mai cassato, io non gli addominali li lascio come una cosa da fare alla fine e ognuno se li fa per gli affari suoi, perché è anche di quelle cose storiche che se gli togli gli addominali ai tagli, gli fai vedere che non fai gli addominali e sai, per loro gli addominali sono solo il crunch, perché gli altri non lo sanno loro che anche gli addominali lavorano, se non lo vedono proprio, cioè tipo la panca nella scuola Thai, alla fine si mettono tutti in una panca fatta di legno, fatta di metallo, vanno su, c'è l'altro lì che glieli conta col bastone e li devi Vero, fare. però è anche vero che con le gambe appoggiate su una panca e tu fai il crunch, quello classico tradizionale che comunque è stato quasi bannato, diciamo, i muscoli che lavorano di più sono quelli delle cosce, non sono gli addominali. Ci sono diversi studi, ovviamente, che hanno usato la tecnica dell'elettromiografia di superficie per valutare l'attivazione muscolare, che hanno provato che durante tutto l'arco di movimento, i muscoli che diciamo in media sono attivati in maniera principale sono quelli delle cosce, quindi sono i quadricipiti. E infatti spesso fai delle esercitazioni con le addominali usando il crunch, dove alla fine senti quasi più fatica alle gambe che non agli addominali. E quindi dovrebbe fargli pensare almeno un minimo. Che non stanno bersagliando la muscolatura che loro pensano. Sì. Sì, beh, ma questo, vabbè, poi si trova. Io non l'ho cassato, ti ripeto, io l'ho lasciato alla fine, ognuno se lo fa per conto suo, ma noi già durante l'allenamento gli addominali li abbiamo già fatti, perché abbiamo fatto un sacco di lavori isometrici, scombinati, per cui li abbiamo già fatti. Però alla fine qualcosa fanno, adesso ovviamente quegli addominali alla fine. Sarà una cosa in più che cureremo in maniera particolare per vedere di sostituirli a livello psicologico per i thailandesi, cambiare addominale, lo facciamo così ed è addominale e sarà un lavoro extra che dovrò fare quando riparto con i thailandesi. Ma io personalmente preferisco, no, non ho diciamo, un momento preciso durante la sessione di allenamento dove faccio svolgere gli addominali, anche perché
sostanzialmente i muscoli addominali, ancora una volta, hanno la funzione primaria di stabilizzare la colonna vertebrale, lavorano in maniera statica e hanno delle caratteristiche che comunque sono più propense verso la resistenza che non la forza. Quindi sono esercitazioni che tu puoi svolgere in maniera estensiva e perciò li sparpaglio durante la sessione di allenamento. Magari nel riscaldamento fai dei lavori isometrici, statici, facendo alcune esercitazioni, poi dopo, durante alcune pause del lavoro tecnico, possono continuare a fare lavoro addominale, poi magari fanno, non so, fanno un lavoro di sparring, poi si riposano, possono fare ancora un lavoro addominale. Cioè, nel corso della seduta, alla fine hanno svolto un programma sul lavoro degli addominali che non deve necessariamente essere concentrato all'inizio, alla fine o in Certo. una specifica parte della sessione di allenamento. Puoi svolgerli in maniera sparpagliata durante l'allenamento, magari in maniera strategica per far sì che tu possa riempire dei buchi, perché a volte io penso anche alle problematiche dell'allenatore che ha in palestra 20-30 persone. E 20-30 persone da gestire, è chiaro che fare un programma individualizzato per ogni singolo atleta non è semplice, anzi forse è quasi impossibile. Stiamo parlando di È una cosa. impossibile, 20-30 persone lavorare bene è impossibile. Se vuoi lavorare bene, seguire tutti e guardare ogni minimo dettaglio, 20-30 persone o sei un marziano, difficile. Quindi la possibilità, diciamo, di sparpagliare queste esercitazioni usando magari dei gruppi che crei nella palestra sono comunque utili anche da un punto di vista della gestione della sessione, da un punto di vista, tra virgolette, logistico, perché ti permette di creare dei momenti dove questi atleti, al posto di star lì a fare nulla perché magari sei impegnato con qualcun altro che sta imparando una nuova tecnica oppure stai osservando lo sparring, eccetera, eccetera, possono fare dei lavori che una volta che li hanno imparati, tu gli dici cosa fare, Che lo fanno, coinvolgono gli addominali, certo. al posto di Va bene, concentrarsi dai. alla fine. Direi che abbiamo fatto una bella diretta, la prima, e se ci saranno altri argomenti ne faremo altra. Vediamo se sarò capace di registrarla. Abbiamo dato delle indicazioni di massima, io direi interessanti, e abbiamo sicuramente risposto a chi ci aveva richiesto il video, abbiamo sicuramente risposto, visto che ci sono tanti che si sono inseriti, però credo che poi, come sempre, il mio pubblico è tanto su YouTube. Tutte le volte che abbiamo fatto un video insieme, poi su YouTube c'è stato un grosso seguito. I commenti ci arriveranno lì e poi vedremo dai commenti se dare un seguito a questo o se poi passare a un prossimo argomento. Va bene. Ti ringrazio e ragazzi, fate i bravi, viva la Muay Thai, seguiteci, un abbraccio, ciao. Sawadee Ciao. Kap. Ciao. Adesso vediamo se sono capace a finire qua io, eh. Allora, uno.